Buonasera e benvenuti alla quinta puntata di questa nuova edizione di Municipio X. Prima di conoscere l'ospite di questa sera, guardiamo insieme il sommario della puntata. Oggi, insieme a Santo Miniti, presidente del Municipio 6, ci occuperemo della riqualificazione di Via Gola. In seguito guarderemo alla sicurezza stradale e ancora al progetto Giambellino Educativa di Strada. Però poi non potrà mancare la voce del marciapiede, riconosciuta oggi in quella dell'Associazione del Naviglio Grande. Adesso diamo il benvenuto al Presidente. Buonasera, Presidente Miniti. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Prima di dare la parola e di permettere di parlare e raccontarci quelli che sono i punti focali che andremo a trattare, dobbiamo sottoporla a quello che è il nostro quiz ormai insidioso, il quiz presidenziale. Andiamo. Allora, mandiamo la grafica così guardiamo subito la domanda di quest'oggi. Quale di queste librerie non si trovano nel territorio del Municipio 6? La libreria 6 Rosso, libreria Partiplo o Gogol & Company? Allora, libreria Partipilo è in via Fezza, in angolo Soderini, quindi è Municipio 6. Gogol è in via Savona, Berlinguer, quindi anche questa Municipio 6, è per esclusione direi la libreria 6 Rosso. Vediamo se la risposta è esatta. Bene, non l'abbiamo messa in difficoltà, complimenti. Ha vinto anche lei. Vedremo poi magari di fare una vittoria finale, decretare quale dei presidenti è stato più rapido nella risposta. Adesso però lascerei la parola, parliamo così della riqualificazione di Via Gola. Benissimo, allora intanto grazie per questa occasione, perché parliamo di un progetto a cui teniamo veramente tanto come municipio. È un progetto che nasce, un'idea che nasce in realtà nel 2016, quando ancora non ero presidente del municipio, ero candidato alla presidenza, e ricordo chiaramente un incontro con alcuni cittadini, tra cui c'era anche la giornalista indimenticata Letizia Mosca, che purtroppo è mancata qualche mese fa, e che si è battuta veramente tanto su quel tema, e parlando di Via Gola, dei tanti problemi di Via Gola, che non sono soltanto evidenti quelli della strada, riguardano molto le case popolari. Come candidato presidente del municipio e poi come presidente del municipio abbiamo lanciato l'idea assieme ai consiglieri di riqualificare lo spazio pubblico di Via Gola per cercare di risollevare le sorti di un quartiere che oggettivamente negli ultimi anni sta declinando molto. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare un percorso con i commercianti e gli abitanti di zona. Abbiamo fatto davvero decine di incontri nello spazio dell'ex Fornace vicino Via Gola con tanti di loro, un percorso straordinario che ha visto poi nascere e crescere un gruppo di cittadini molto attivi che sono riuniti attorno al comitato Occupiamoci di Via Gola, se ne è letto molto anche nella stampa perché hanno fatto delle cose meravigliose, e con loro è nata l'idea di riqualificare la via prendendo un po' spunto da quello che è successo in molte altre vie del quartiere Navigli. Penso ad esempio a Via Corsico e Via Casale, che fino a qualche anno fa, quando ero ragazzo io e ci andavo, con gli amici, non erano vie in cui si percepiva sicurezza o bellezza. La riqualificazione le ha cambiate, le ha trasformate radicalmente, quindi abbiamo deciso di adottare un modello simile anche per Via Gola. Partono adesso i lavori, quindi un tempismo perfetto anche questa intervista, e sono partiti già quelli del bilancio partecipativo che riguardano il tratto da Via Pichi a Via Segantini, partiranno a breve gli altri lavori che sono stati deliberati direttamente dal municipio e che vanno dall'alzaia Naviglio Pavese fino a Via Pichi. Per cui nel giro di qualche mese, subito dopo l'estate, riconsegneremo una via più bella e più vissuta sicuramente e quindi anche più sicura. Questo lavoro è, ripeto, un lavoro veramente di territorio. Noi abbiamo deliberato, abbiamo fatto una serie di atti formali, abbiamo espresso una volontà, che è anche una volontà politica, di riqualificare quel quartiere, ma non ce l'avremmo fatta senza la partecipazione dei cittadini, quindi è veramente una vittoria di tutti, non nostra ma di tutto il quartiere. Bene, la ringrazio per la presentazione, anche perché il nostro scopo è quello di darle la voce in modo da poter chiarire direttamente ai suoi cittadini, così che abbiano uno spunto in più per approfondire ciò che accade sul territorio. Sempre per quanto riguarda quindi la sicurezza stradale, perché comunque ciò che comprende il territorio comprende anche il termine sicurezza. Cosa tocchiamo in merito? Allora, abbiamo fatto degli interventi molto importanti, abbiamo avviato degli interventi molto importanti, devo dire anche molto discussi, ed è giusto che sia così, su tutto l'ambito che va dalle Legioni Romane, diciamo l'asse che va più o meno da Bandenere a Bisceglie da un lato e l'asse del Giambellino dall'altro, in un disegno complessivo che vuole rivisitare il modo di muoversi in quel quartiere.
non contro le auto, come spesso un po' caricaturalmente si dice l'amministrazione, ma semmai cercando di mettere in sicurezza una serie di nodi che erano molto critici, soprattutto per la mobilità ciclabile e la mobilità pedonale. Siamo partiti da un dato di realtà. L'asse che va da Bandenere a Bisceglie vedeva ogni anno, purtroppo, negli ultimi anni, degli incidenti anche mortali. Almeno un morto all'anno, purtroppo, in quell'asse stradale. Non è una statistica comune a Milano, per fortuna, altrimenti i morti in strada sarebbero migliaia. Era una particolarità di quella via, che era una via pensata per una mobilità molto veloce, ma che era una via che presentava alcune criticità. Per esempio, siamo in un asse stradale in cui ci sono tantissimi attraversamenti, tantissimi ingressi anche carrabili che, diciamo, fanno sì che le auto si incrocino all'interno di una via ad alta percorrenza, la sosta che era a pettine, e voi sapete che uscire da un parcheggio a pettine dà sempre qualche criticità. Abbiamo quindi deciso che era giunta ora di mettere fine anche a questo stillicidio, a questa carneficina purtroppo che si è verificata negli anni, e lo abbiamo fatto partendo dall'assunto che dovevamo diminuire il calibro stradale. Questo ci ha dato spazio per realizzare una ciclabilità ben fatta, una ciclabilità in struttura, quindi sicuramente adatta alla percorrenza delle bici in sicurezza, non un intervento che invece è stato discusso come quello in Buenos Aires, che io sinceramente difendo, ma che ha dei punti di criticità, ma un intervento con ciclabile proprio in sede propria protetta. Questo è un primo intervento che si estenderà in realtà a tutto il quartiere del Giambellino. Infatti si svilupperà adesso un intervento sull'asse di via Primaticcio, che incrocia le Legioni Romane, un intervento più leggero in realtà in via Inganni, anch'essa che incrocia le Legioni Romane, e a completare il reticolato, perché stiamo ragionando di direttrici lunghe, ci sarà anche un intervento che va da Piazza Tirana, e quindi che collega via Inganni, e che si ricollega alla ciclabilità Insolari. In sostanza avremo un reticolato di ciclabili tutte interconnesse tra di loro, e quindi la possibilità non di fare pezzi in ciclabile e pezzi, diciamo, fuori dal ciclabile, quindi non sicuri, ma di muoversi su itinerari lunghi, sempre rimanendo in una sede protetta. Crediamo che questo elemento sia importante perché è evidente che per decidere di prendere la bici anziché l'auto bisogna essere sicuri di arrivare a destinazione in sicurezza, non di avere dei tratti sicuri e dei tratti meno sicuri. In questo modo sono sicuro che riusciremo a garantirlo. E forse anche questo permette anche a chi prima non usava particolarmente la bicicletta di cambiare anche idea, affidarsi anche all'altro mezzo. Sì, in un'ottica, io questo ci tengo a dirlo, non di lotta alle auto. Io credo che l'auto sia un mezzo necessario, un mezzo che fa parte anche della nostra quotidianità, ma noi facciamo troppi spostamenti in auto inutili. Esatto. Non dobbiamo avere meno auto, non credo che sia questo l'obiettivo di Milano, dobbiamo avere meno spostamenti inutili in auto. Se devi fare 200 metri non hai bisogno di utilizzare l'auto. Se a volte proprio la bicicletta è una comodità propria. Molto spesso è più veloce, è più sicura e anche più comoda rispetto all'auto, oltre al fatto che fa più bene perché ci aiuta a fare movimento. Però dobbiamo permettere alle persone di farlo senza la preoccupazione di essere investite. Grazie, la ringrazio. Tra l'altro, mentre parliamo, non so se da casa si vede, la sua mascherina è personalizzata. Sì. Anche questa rientra in qualche iniziativa del municipio? Sì, era marzo dello scorso anno, esplosa la pandemia che purtroppo ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. C'era, non so se ve lo ricordate, un'enorme difficoltà a trovare le mascherine in giro. E allora come municipio, da un lato in realtà ci siamo posti due temi. Uno, la difficoltà di trovarle, e secondariamente il fatto che per alcune famiglie comprare la mascherina, prima ancora che ci fosse il prezzo calmierato, non era una cosa scontata, non era per tutti semplice. È innegabile che se una famiglia deve decidere se comprare il pane o comprare le mascherine, non ha possibilità di comprare tutte e due, non può che fare altro che comprare il pane. Per cui abbiamo avviato una serie di iniziative evidentemente legate alla pandemia, tra cui la produzione di queste mascherine che sono riutilizzabili, quindi diciamo anche ecosostenibili. Ne abbiamo stampate, credo, nella prima versione 3.000 e le abbiamo distribuite per prima cosa proprio nei quartieri popolari attraverso dei pacchi dono che abbiamo inviato alle famiglie per gestire la prima ondata dell'emergenza. Ne sono seguite altre, ne abbiamo fatte diverse ristampe, c'è anche qualche variante, ma fa piacere ogni tanto, andando in giro per il territorio, vedere persone che le indossano. Un segno di riconoscimento. Diciamo, da un lato sì e dall'altro riconosciamo forse che questo è stato uno strumento utile, perché se le persone utilizzano vuol dire che ce n'era bisogno.
Anche perché questa è una domanda inaspettata, però man mano che parlavamo, Sì. insomma, guardandola, mi sono fissata poi sulla sua mascherina. Ho Sì. pensato che valesse la pena conoscere la storia, perché insomma è un segno distintivo anche del periodo. Qualcuno ci ha chiesto anche se si poteva comprare, perché anche Ah, esteticamente ecco. pare Sì, che sia piaciuta. In devo realtà la risposta è no, dire che... Non... l'abbiamo data a chi ne aveva bisogno e l'abbiamo data a chi ha partecipato ad alcune iniziative di solidarietà, quindi le persone impegnate a distribuire i pacchi dono, sapete la rete di Milano Sì. Aiuta, quindi tutta quella macchina straordinaria che si è attivata, gli abbiamo regalato come piccolo segno di ringraziamento e anche di tutela nei loro confronti anche la mascherina. Bene, la ringrazio. Allora diciamo che in questo senso ci colleghiamo un po', Sì. parlando di lockdown, anche se la nostra top 5 di oggi non è specifica legata al lockdown, però ci ha permesso di conoscere meglio una categoria che è quella dei rider. E proprio loro sono il soggetto della nostra top 5 di oggi, perché la domanda che poniamo ai nostri telespettatori, e così scopriamo insieme questo elenco, quali sono i piatti che un rider ti porta a casa più frequentemente a Milano? Guardiamo la numero 5, alla posizione quinta abbiamo la cucina cinese, vediamo poi subito al 4, kebab, numero 3. Sushi, adesso i posti più ambiti, vediamo cosa hanno preferito i milanesi. Al numero 2, hamburger. E chissà qual è il posto il più ambito, il numero 1, la pizza. E ci avrei scommesso, lei invece, presidente? Ma mi aspettavo un Un ossobuco in ossobuco. polenta, ma evidentemente Forse per i no. rider più comodo, però, la pizza da portare. Già è insidiosa portarla calda, che sia ancora croccante al punto giusto, però vince ancora. Beh, diciamo, sono tutti in buona parte cibi etnici, no? Questa cosa è bella, perché Sì. Milano probabilmente la classifica fatta in altre città non avrebbe avuto lo stesso identica indirizzo. Mi piace questa apertura, diciamo, anche alle abitudini che non sono direttamente Un nostre. piccolo dietro le quinte, abbiamo fatto un confronto con quelli che potevano essere gli ordini, i dati insomma, degli alimenti più ordinati in tutta Italia e effettivamente altrove si trovavano patatine, olive ascolane, sushi, cucina cinese sono andate comunque molto forte. Io personalmente avrei messo il pita gyros, però a quanto pare non è stato Buonissimo, così buonissimo. gettonato come il kebab. Adesso, dopo la nostra top 5, così mettiamo un po' alla prova anche voi da casa per capire cosa sono, secondo voi, quegli aspetti culturali e sociali della società di Milano che dobbiamo ancora conoscere. Lasciamo nuovamente la parola al presidente perché ci deve parlare di un progetto. Nome Giambellina Educativa di Strada. Ci spiega lei di cosa si tratta? Giambellino è un acronimo molto lungo, ma sostanzialmente si pone degli obiettivi di occuparsi di giovani, di ambiente, di bellezza e di inclusione. Questi sono un po' gli aspetti che abbiamo voluto affrontare con questo progetto, che è un progetto che è partito, deliberato ad ottobre, partito a dicembre, poi diciamo che in zona rossa è un po' complicato portarlo avanti, ma si pone un obiettivo che è molto molto concreto. Avrete sentito tutti parlare negli ultimi mesi, ma il campanello d'allarme c'era stato molto prima, del fenomeno delle baby gang, del fenomeno di queste risse convocate sui social, che poi vedono la partecipazione di tantissimi ragazzi che purtroppo mettono a rischio se stessi e gli altri. E questa è espressione di una sofferenza che in realtà c'era anche prima della pandemia, ma che è esplosa con la pandemia. Abbiamo visto anche diverse ricerche in merito, il Politecnico ne ha fatta una molto interessante, degli effetti sui giovani delle misure di lockdown. Guardate, io sono dell'idea che la pandemia non abbia pesato sulle spalle di tutti allo stesso modo. Sicuramente ha toccato tutti, ma non ha pesato per tutti uguale. Ovviamente, oltre alle categorie che sappiamo, i lavoratori dello spettacolo, i ristoratori che ne hanno subito un peso economico maggiore, ci sono anche delle fasce sociali che hanno invece subito un peso psicologico maggiore. Sicuramente questa categoria riguarda i giovani, che per loro natura hanno un grandissimo bisogno di uscire, di socializzare e un grandissimo bisogno di esempi per la loro crescita. Per alcuni ragazzi, soprattutto dei quartieri popolari, non possiamo nasconderci che molto spesso il riferimento educativo familiare non è dei migliori. Alcuni ragazzi vivono in condizioni familiari veramente complesse, magari con genitori che non si occupano tantissimo di loro e che non cercano di indirizzarli verso qualcosa di positivo. Questa cosa è stata esacerbata durante il lockdown perché quel riferimento è stato l'unico che gli è rimasto. Non hanno avuto gli insegnanti, non hanno avuto la squadra di calcio, non hanno più avuto gli educatori magari del doposcuola. Ci siamo allora posti un po' questo tema, sapevamo che sarebbe emerso e a ottobre abbiamo fatto questa delibera che punta a recuperare i ragazzi nei luoghi naturali dell'aggregazione, al fast food, al parchetto,
instaurare con loro una relazione educativa positiva per poi offrirgli delle modalità positive di utilizzare il tempo libero. Banalmente ci sono ragazzi che non possono permettersi l'abbonamento del calcio e allora il municipio pensa che sia giusto offrirgli però questa occasione perché in effetti è una necessità e non deve dipendere dalle condizioni economiche della famiglia di provenienza. Questo è un esempio. In realtà c'è un gruppo di educatori adesso che gira tutti i giorni presso per il municipio 6 che aggancia questi ragazzi, che cerca di capirne le necessità e che cerca di seguire con un po' più di attenzione quelli che sono a rischio devianza, cioè quelli che rischiano più di altri di fare un percorso all'interno del gruppo che porti il gruppo a fare qualcosa di sbagliato, di negativo per i membri del gruppo stesso. È un progetto piccolo che noi speriamo diventi apripista verso una politica un po' più complessiva. L'educativa di stadio era una cosa che si faceva tantissimo negli anni più difficili della nostra evoluzione come comunità. Penso per esempio agli anni dell'eroina. Il problema dell'eroina nelle periferie noi l'abbiamo risolto grazie ad operatori che andavano in strada a recuperare le persone che soffrivano di questo tipo di criticità. Oggi offriamo tanti servizi anche come comune e anche ovviamente agli altri livelli istituzionali, ma aspettiamo che sia l'utenza a venire da noi. In alcuni casi, soprattutto nei ragazzi, se non c'è qualcuno che ti mandi a fare attività, che ti mandi al doposcuola, che ti mandi a fare cose che ti facciano crescere positivamente, tu ragazzo non hai quella spinta, hai la certo. spinta a stare con i tuoi cari, con i tuoi coetanei. E quindi noi abbiamo deciso di andare a prenderli anche un po'. Anche perché il ruolo dei ragazzi è questo, essere ragazzi, per cui hanno sì. a volte bisogno di conoscere anche quale può essere l'alternativa. Assolutamente sì, anche perché se poi gliela si offre, gli si fa sapere che c'è la possibilità di usare il tempo non solo facendo le risse, che è sbagliato, ma magari entrando in una squadra, sentendosi parte di un collettivo che non è il collettivo che va in giro a devastare, ma che magari si ritrova con l'obiettivo di dare 4 calci a un pallone e stare bene insieme, l'accettano volentieri quell'alternativa. Dobbiamo porci il tema che ad alcuni ragazzi quell'alternativa non viene presentata, dobbiamo essere noi a farlo. Anche perché, insomma, lei diceva inizialmente che giustamente la pandemia ha fatto semplicemente riflettere o comunque ha messo in luce qualcosa che già esisteva. E merito, sono delle parole di Bruno Latour, filosofo e sociologo in realtà di fama mondiale, che ha in maniera molto interessante e molto semplice detto proprio questo, cioè che la pandemia serva al mondo per fermarsi, il modo migliore per fermarsi è guardare ciò che si ha e capire qual è poi l'alternativa successiva. Quindi ci ragganciamo di nuovo allo studio delle alternative, lo stare insieme per capire quali sono le alternative che abbiamo, e questo vale un po' a tutte le età. Diciamo che io dico, sono d'accordissimo con questa osservazione, la pandemia ha tirato la polvere fuori da sotto il tappeto. Noi abbiamo avuto per tanti anni alcune questioni in cui abbiamo teso a mettere la polvere sotto il tappeto, a nascondere il problema. La pandemia l'ha tirato fuori e ci dà forse un'occasione di riflettere su come affrontarlo nella maniera giusta, che non è soltanto in alcuni casi come questo coercitiva, è anche coercitiva. Se un ragazzo va in giro a fare rissa o a devastare, è giusto che arrivi anche la forza pubblica e che lo fermi. Però noi, che siamo l'amministrazione, che siamo la politica, non possiamo non porci la domanda del perché quel ragazzo o quel gruppo di ragazzi è arrivato a fare quello che ha fatto. Sicuramente dobbiamo intervenire sull'effetto, ma se non curiamo la causa e curiamo soltanto il sintomo non andiamo molto lontano. Assolutamente, insomma, quindi è un tema molto caro sicuramente, anche perché di oggi, insomma, dei giovani si parla sempre di più perché sono poi il motore del domani, per cui assolutamente. Grazie per avercelo presentato. Adesso cambiamo tema perché ancora per lei c'è una rubrica dedicata sempre ai presidenti, che è quella delle voci dal marciapiede. In questo caso, nella nostra rubrica nuova per la nuova versione di Municipio X, abbiamo i comitati del municipio che si presentano e vi presentano delle questioni a cui dovete rispondere obbligatoriamente. La voce di oggi è quella dell'Associazione del Naviglio Grande. Guardiamo insieme al video e poi a lei la risposta. Sono Giovanni Nizzola, sono dell'Associazione del Naviglio Grande. Ci conosciamo perché sicuramente sarà venuto a uno dei nostri eventi che organizziamo sul Naviglio, dalla Darsena, dal ponte dello Scodellino fino al ponte di Via Valenza e nelle vie
adiacenti, via Casale, via Corsico, via Paoli. Il motivo della mia domanda riguarda proprio gli eventi che noi organizziamo. Intanto chi siamo? Siamo un'associazione che c'è da 37 anni, siamo artisti e commercianti diurni, quindi siamo quella porzione di operatori economici che fanno vivere il Naviglio di giorno, quindi non apparteniamo alla Movida e lo facciamo vivere non soltanto con le nostre attività quotidiane, con le nostre attività commerciali, ma con questi eventi che organizziamo, ripeto, da 37 anni. Questi siamo noi, siamo conosciuti, è una proposta che facciamo alla città, non solo ai milanesi, ma a tutti quelli che vengono a Milano per lavoro, per studio, per commercio, perché vengono per la moda, perché vengono per il mobile. Bene, vengono anche ai nostri eventi, quindi diamo valore aggiunto alla città e cosa gli chiediamo? Chiediamo che i nostri eventi possano continuare a vivere, perché purtroppo oggi, con questa pandemia che ha squassato l'economia mondiale, l'economia nazionale, ma anche l'economia milanese, quindi anche le nostre attività, se il comune non ci viene incontro, noi rischiamo veramente di chiudere questa attività. E glielo dico perché siamo con un accorato appello il nostro. Noi oggi abbiamo delle spese verso il comune che sono insostenibili. È vero, ci fate un leggero sconto per quanto concerne la tassa occupazione del suolo pubblico, ma come lei sa, noi abbiamo queste benedette barriere antiterrorismo che per aprirle necessitano di una presenza dei vigili che sono un costo insostenibile per noi. Lo so, è un ragionamento di natura economica, può sembrare banale, ma per noi oggi è vitale che ci diate una mano quando potremo riprendere a organizzare gli eventi. Milano ha bisogno di una spinta, di uno slancio, noi ci siamo, abbiamo voglia di partecipare, abbiamo voglia di rimetterci in moto, però se non ci date una mano la voglia non basta. Le risorse sono quelle che sono, voi sapete che se con la nostra buona amministrazione riversiamo come da statuto le risorse finanziarie sul territorio, infatti organizziamo gratuitamente per la città la luminaria, infatti realizziamo gratuitamente per la città il nostro artistico calendario in 10.000 copie che è distribuito in Italia, in tutta Italia, se non addirittura fuori d'Italia. Ecco, quindi per continuare ad andare avanti noi abbiamo bisogno che il comune ci dia una mano forte, faccia una moratoria per un certo periodo di tempo. L'associazione sta resistendo, ma sta resistendo a fatica e contiamo questa mano di poterla avere. Ringraziamo le nostre voci del marciapiede per la partecipazione, ora però lascio lei, Presidente Miniti, la risposta. Ma il tema che pone Giovanni Nizzola è un tema sicuramente importante e rilevante, che riguarda soprattutto l'area dei Navigli, così come riguarda tutte le zone della città che hanno un forte rischio purtroppo di attentati terroristici. Parliamo di una normativa che evidentemente è nata nell'epoca, qualche anno fa, in cui erano purtroppo frequenti gli atti terroristici in molti paesi europei. Per fortuna il nostro paese non è stato interessato da questo tipo di attività, forse anche per la grande attività di prevenzione che è stata fatta, compresa anche la normativa antiterrorismo che impone per alcuni eventi pubblici la presenza di forze dell'ordine, di blocchi stradali, a tutela evidentemente della sicurezza di tutti. La cosa che noi stiamo cercando di fare in tutti gli interventi che riguardano quell'area, e parlo del municipio 6 perché non posso parlare per il comune, è quella di fare interventi strutturali, per esempio in via Gola, la predisposizione dei pilomat per consentire di ridurre fortemente questi costi, perché il costo a cui faceva cenno l'associazione Naviglio Grande è il costo dell'auto con gli agenti di polizia locale che facciano una sorta di blocco stradale. Ecco, con i pilomat questo costo è evitabile, per cui man mano che facciamo gli interventi questa cosa viene meno. Adesso un intervento analogo verrà fatto anche in via Paoli, che è più o meno a ridosso dell'area di cui parlava la nostra associazione. Sarebbe evidentemente da prevedere anche qualcosa all'imbocco del Naviglio Grande. Mi sembra uno spunto interessante, potremmo magari ragionare di quella come un'area eventi un po' più complessiva, quindi che serva all'associazione Naviglio Grande, ma che serva a chiunque voglia fare eventi in quell'ambito della città, dargli un luogo sicuro in cui farli senza doversi sobbarcare dei costi. Lo prendo non come una domanda, perché non essendo il comune non posso rispondere io dei costi della polizia locale,
però come spunto per i nostri successivi interventi in quell'area. Dai, nel confronto poi nascono suggerimenti utili. Con il nostro territorio sempre, perché è un territorio molto propositivo e si lavora veramente bene insieme. Allora ringraziamo ancora l'associazione per aver parlato la voce dal marciapiede. E prima di salutarci ringrazio anche lei, Presidente Minniti, per le risposte precise e chiare. E ora è arrivato il momento di salutare anche voi che ci avete seguito e vi diamo nuovamente appuntamento alla prossima puntata. Prima però vi ricordo che potete seguirci su tutte le nostre piattaforme e usare noi come strumento per parlare direttamente ai vostri presidenti. Quindi ancora grazie, salve Presidente. Grazie, buona serata a tutti. Noi ci vediamo alla prossima puntata.